Offrimi da bere, marinaio. Harry Flynn. Ehi! Ma che diavolo ci fai qui? Ti cercavo, amico. Oh, oh. Devo essere felice o preoccupato? Forse tutte e due. Vieni. Ho un lavoretto per noi. Davvero? Un cliente è pronto a sganciare un mucchio di soldi se gli procuriamo un certo oggetto. Sono tutto orecchie. Beh, non so se ti piacerà. Bana, sei fuori di testa. Già, già, ma ascolta un secondo. Flynn, conosciamo entrambi i due che sono rimasti uccisi durante un colpo in quel posto. E uno che ce l'ha fatta, no? Sì, per poco. Non posso farcela senza di te. Tu sei l'unico che ci è riuscito. E sai meglio di chiunque altro che è un lavoro per due. No. No, tre, lo sai. Giusto. Parli del diavolo ed eccola che arriva. Che... Chloe Fraser. Nate, Nathan Drake. Drake. Ciao, Harry. Chloe è una delle migliori al volante. Avrà cura di noi. Bene. Allora, qui ho già pianificato tutto. Entriamo dalle fognature. Ottimo inizio. Sbuchiamo nel cortile, da lì scaliamo il muro, corriamo sui tetti e ci caliamo nella sala esposizioni. Ed è fatta. E so che vi chiederete il perché di tutto questo. Non io, ma va avanti. Questa? Una lampada? Già. Non vale niente. Non capisco. Nemmeno noi. Ecco perché siamo venuti da te. Beh, è evidente che vi abbia ingaggiato un pazzo, un collezionista con tempo e soldi da buttare. E a dire il vero, questa non li vale per niente. Ma c'è di più. Come va il tuo latino duecentesco, amico? Dove l'hai preso? Noleggiato dall'archivio del pazzo. A Trebisonda fummo assaliti dai ladri. Mio padre, Maffeo ed io fummo derubati dei nostri più grandi tesori. È stato scritto da Marco Polo. Sì, fin qui. Anche noi ci eravamo arrivati. Sfortunatamente il resto non ha senso. Aspetta. Affinché non cadesse nelle mani sbagliate, nascosi il mio grande dolore nel posto più improbabile. La luce del Gran Khan custodisce il destino di 13. Vedi? È incomprensibile. Sta parlando della flotta perduta. Sì. Ehi, qualcuno lo spiega anche a me? Marco Polo lascia la Cina con 600 marinai e 14 navi cariche di tesori di Kublai Khan. Giunge in Persia un anno e mezzo dopo, con una sola nave e 18 passeggeri. Ha riportato ogni dettaglio del suo viaggio, ma non ha mai scritto cosa fosse successo a navi ed equipaggio. Così, da qualche parte là fuori, ci sono 13 navi cariche di tesori che aspettano di essere trovate. Già, è questo quello che il vostro cliente cerca. Guardate la lampada. È coperta di scritte mongole. Deve essere un dono di Kublai Khan. La luce del Gran Khan custodisce il destino di 13. Marco Polo nascose qualcosa dentro la lampada. Qualcosa che indica il sito della flotta perduta. Beh, stiamo per fregare quel tizio, giusto? Per forza. Giustissimo. Ci stai? Puoi giurarci? Cosa potrebbe andare storto, eh?
Sempre così. È vivo! Il karma mi piace. Ciao. Bene, belli come preliminari. Ti spiace dirmi che sta succedendo? Vuoi dire con Flynn? Già, potevi avvertirmi, no? E perdermi la faccia che hai fatto. Comunque, tu non sei certo la persona più facile da trovare. Se si parla di persone facili... Non sarai geloso. Non dimentichiamoci chi ha lasciato chi dopo tutto. Tu non puoi essere geloso. Un momento, Forse ti solleva sapere che la mia relazione con Flynn è strettamente professionale. Davvero? Semiprofessionale. Quando ho realizzato a cosa lui puntasse veramente, ho pensato che tu avresti voluto partecipare. E qual è il piano? Come stabilito. Facciamo il colpo. Troviamo le navi e scappiamo col tesoro. Con Flynn? Mm. E poi? E poi dividiamo il bottino in tre parti e noi due ci... volatilizziamo. Insieme, stavolta. Capisco. Ma per ora... non deve sapere di noi. Beh, non sarà contento. Sì, riprenderà. Fidati.
Allora, sei pronto? Lo farei se avessi una pistola. Non ce n'è bisogno. Una piccola garanzia, nient'altro. Flynn, sono guardie del museo. E conosciamo a memoria il giro che fanno. Rilassati. Rilassati? Rilassati? Ma sei mai stato in una prigione turca? Se ci prendono, ci sbattono dentro e poi buttano la chiave nel cesso. Questo lo capisci, vero? Molto meglio di te. Beh, magari a te piacciono posti del genere, ma a me no. Non possiamo permetterci di sbagliare. Già, e non sbaglieremo. Ci siamo. Di qua. E che facciamo se cambiano il giro di ispezione? Ci penseremo più in là. Non possiamo brancolare alla cieca. Io non brancolo, io improvviso. Si dice così? Già, sono un eclettico. Eclettico? Presuntuoso bastardo. Là. Che vi avevo detto? Quel passaggio ci porterà diritti sotto il museo. Niente male, direi. Devi imparare a fidarti di me, bello. Ok, e adesso tocca a me. E ricorda, la torre è l'unica via alla sala della mostra. Ma non ci arriviamo con i riflettori accesi. Lo sappiamo già. Devi aver già tolto la corrente quando arriviamo al secondo cortile. Le luci saranno spente. Il furgone sarà il punto d'incontro. Voi dovete solo portare le vostre chiappe fuori da là in tempo. Ovvio. Ok, basta parlare. Agiamo. Clou. Ci vediamo dall'altra parte. Non vedo l'ora. Sicuro di conoscere la strada? Hai dei dubbi?